L'assessore Barberini è presentata dal consigliere Squarta. Chiarimenti sull'ammontare della spesa sanitaria per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017, anticipata dalla Regione Umbria a favore degli immigrati irregolari per la cura e l'assistenza medica. Prego, consigliere Squarta. Grazie, Presidente. Ricordata la legge del 6 marzo 98 numero 40 che regola diritti e doveri degli stranieri regolari e irregolari in Italia, visto l'articolo 35,3 del decreto legislativo 98 numero 286, il quale stabilisce che ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sono assicurate nei presidi pubblici ed accreditati le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattie e infortunio e sono estesi programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, richiamato l'articolo 35,4 del decreto legislativo sopracitato, che recita che le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti, qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani, appreso dagli organi di stampa locale che la Regione Umbria avrebbe chiesto al Ministero della Salute il rimborso di circa 1.200.000 euro per le cure prestate dalle aziende sanitarie locali umbre agli immigrati senza permesso di soggiorno per il periodo 99-2016, interrogo l'assessore, la giunta in questo caso, l'assessore, per conoscere l'ammontare complessivo delle risorse anticipate dalla Regione Umbria per le cure ambulatoriali e ospedaliere fornite agli immigrati irregolari per l'annualità 2014, 2015, 16 e 17. Grazie. Consigliere Squarta, prego assessore per la risposta. Sì, il tema, noi abbiamo risposto su questa questione sulla base di una precisa richiesta da parte del Ministero della Salute, precisando che la Regione Umbria non ha anticipato risorse economiche alle aziende sanitarie per prestazioni a favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, ma adempiuto a norme e a disposizioni normative vigenti. Il credito sussistente risulta al carico del Ministero della Salute, è stato oggetto di specifica ricognizione deliberata dalle singole aziende, riportata nella delibera ricognitiva da parte assunta dalla Giunta regionale numero 539 del 28 maggio 2018. Dovevamo fare la delibera entro il 31 maggio e quindi abbiamo rispettato puntualmente questo aspetto. Per il periodo 2014-2016 risulta un residuo da riscuotere di ammontare pari a 73.526. A tale proposito si precisa che in aggiunta risussistono ulteriori crediti riferibili al periodo antecedente al 2014 che corrispondono ad un ammontare complessivo di 1.170.759. Pertanto il totale fra questi due valori è pari a 1.244.850. Esattamente, quindi abbiamo i 73.000 che devono essere incassati più la somma di riaccertamento per 1.170.000 distribuiti fra le nostre quattro aziende. Ci aspettiamo su questo punto ovviamente che ci sia da parte del nuovo governo e quindi dal Ministero della Salute un'immediata e sollecita risposta, ma più che una risposta vorremmo immediatamente avere su questo punto, su questo aspetto, l'immediato pagamento di quanto le nostre aziende sanitarie hanno anticipato per fare questo tipo di trattamento delle persone che debbono essere ovviamente destinatarie di questi servizi. Grazie, grazie Assessore. Il consigliere Squarta rinuncia alla replica, quindi torniamo indietro nell'ordine del giorno e torniamo adesso all'oggetto 132. In realtà si tratta di una interrogazione che i consiglieri Liberati e Carbonari rivolgono all'assessore Chianella, per il quale risponde l'assessore Bartolini. Il tema: informazioni della Giunta regionale sullo stato di attuazione della deliberazione giuntale numero 1590 del 2017 e intendimenti della Giunta medesima in relazione alla dichiarata illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge regionale numero 1 2015, il testo unico del governo del
del territorio e delle materie correlate. Prego, consigliere Liberati. Grazie, Presidente. Dunque, la vicenda è nota e riguarda la sfera dell'urbanistica e quindi dell'edilizia e quindi ancora del comparto gigantesco di questa attività produttiva che già negli ultimi 10 anni ha perso quasi tutto, impoverendo di fatto non soltanto quel comparto, ma l'Umbria e l'Italia intera. Purtroppo nella nostra regione c'è una sorta di mazzata finale che si registra a seguito della parziale illegittimità della legge 1/2015, la legge sul governo del territorio, la legge urbanistica, assai criticata dal Movimento 5 Stelle, da noi, e comunque al di là delle critiche dell'epoca non è stato possibile vedere un aggiornamento tale da superare le varie questioni di legittimità costituzionale sollevate peraltro dallo stesso governo contro il governo della Regione Umbria, il governo nazionale contro il governo della Regione Umbria. Allora, la questione è grande, in effetti la tematica è rilevantissima perché poi chi volesse venire a investire in Umbria oggi si trova dentro una vicenda molto più grande, appunto, dell'investimento in sé. Si trova dentro una questione di incertezza normativa assai rilevante, sulla quale la Regione è chiamata a legiferare o a deliberare immediatamente. Abbiamo sottolineato come la questione di legittimità costituzionale, l'illegittimità costituzionale riguardasse il fatto che si sarebbe introdotta una categoria di interventi edilizi ignota alla legislazione statale, come il tema stesso della vigilanza sia stato di fatto eluso su una serie di interventi molto, molto importanti, quindi sottraendo ai controlli, alla vigilanza pubblica, una parte appunto delle attività edilizie. Avevamo anche rilevato, questo lo ricordo bene perché fu contestato ampiamente dal nostro gruppo, il tema del condono edilizio straordinario che la legge urbanistica, la 1/2015, appunto introduceva illegittimamente andando a sovrapporsi rispetto alle competenze dello Stato. C'è poi la questione non meno rilevante degli uffici regionali, gli uffici del genio civile della Regione Umbria, che sono in debito d'ossigeno, come sa bene Assessore, hanno anche scritto una lettera, decine e decine di lavoratori di quell'ufficio. Purtroppo, come sappiamo, dopo la vicenda, naturalmente il dramma del terremoto, sono andati in ulteriore crisi. Ci troviamo quindi dentro una vicenda, una questione sulla quale chiediamo un intervento urgente e quindi ci aspettiamo da lei oggi delle parole nuove rispetto a questo tema. Grazie. Grazie consigliere, prego Assessore Bartolini. Grazie Presidente. Allora, la domanda è articolata e complessa, cercherò di fare un quadro di sintesi possibilmente esaustivo dell'interrogazione. Partiamo dall'ultima questione in ordine di presentazione, che è la questione dell'ufficio sismico o, come giustamente è stato richiamato, l'ex genio civile, se vogliamo usare una terminologia che riprendeva la struttura dell'amministrazione statale. È indubbia la realtà che ha rappresentato, è nota, devo dire che anche altri consiglieri anche dell'opposizione hanno sollecitato, ma anche di maggioranza, la questione. Diciamo che la situazione oggi è la seguente. Il 1° di luglio prenderà servizio il nuovo dirigente, perché è stata espletata la procedura selettiva per mobilità. Poi
per quanto riguarda le unità di personale da sostituire, come ha ricordato, perché attualmente prestano servizio presso l'ufficio scolastico regionale, è stata completata la procedura selettiva per 5 comandi. Stiamo acquisendo i nulla osta da parte delle amministrazioni di partenza. Presumiamo che dai colloqui che abbiamo avuto con le amministrazioni, presto, molto presto, arriveranno i comandi, lì nulla osta, e quindi anche questo personale prenderà in servizio. Poi abbiamo in corso una procedura per interinale per 10 unità che è gestita dalla Regione Marche come regione capofila. Sono a un buon punto gli uffici di Foligno. Dalle ultime informazioni acquisite presso la Regione Marche ci dicono che per fine luglio anche queste procedure dovrebbero essere completate, quindi un sostanziale aumento di 16-17 unità tra dirigenti, funzionari di categoria D che sono ingegneri, esperti in materia di scienza di costruzioni, quindi di sismica, e altri 10 sempre ingegneri con l'interinale. L'altra questione, che sono gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale, abbiamo proprio ieri insediato il tavolo previsto dall'articolo 251 del testo unico, abbiamo avuto quindi un incontro con gli ordini professionali, in questo tavolo siede anche l'Università di Perugia e l'Istituto Nazionale Urbanistica. Abbiamo fatto un programma di lavori, tutte queste componenti, compresi i nostri uffici, ci presenteranno una serie di interventi normativi. Io ho suggerito anche di evitare di appesantire con nuovi interventi, ma quello che è possibile risolvere in via interpretativa, di cercarlo di riassumerlo, di risolverlo in via interpretativa attraverso le FAQ, insomma risposte che poi abbiano un quadro di certezza, perché connotate da ufficialità. Ci rivedremo il 23 luglio, quindi per fine mese ci sarà un lavoro tecnico che poi porterà alla presentazione degli emendamenti necessari. Aggiungo, e questo è avvenuto un lavoro che è avvenuto in collaborazione a seguito dell'audizione che abbiamo avuto in Senato, abbiamo anche in itinere, concordati anche con i senatori della maggioranza, degli emendamenti che risolvono un problema, ahimè, che esiste, perché, ripeto, l'abbiamo detto più di una volta in questa sede, molte norme del testo unico sono pensate non per situazioni come quella umbra, ma per situazioni deteriori, e quindi da questo punto di vista anche l'intervento del legislatore statale, che prenda atto di questa diversità positiva del nostro territorio, sarebbe appunto un altro tassello per risolvere questa questione. Bene, prego per la replica, consigliere Liberati. Non ho capito un fatto fondamentale, in particolare sul suggerimento che avevamo fornito sul prendere in considerazione ciò che già in Toscana è stato deliberato, ricorda? Ne parlammo, in particolare relativamente il regolamento accessorio alla legge per disciplinare le varie casistiche di classificazione per gli interventi strutturali di deposito, sostanzialmente per evitare di aggravare ulteriormente il procedimento. Ecco, se a riguardo nel tavolo 251 questa questione verrà il 23 luglio affrontata. I tempi però mi pare di capire che siano medio-lunghi. Breve, medio-lunghi. Affrontiamo il pacchetto completamente. Capisco bene, quello che dico è che purtroppo 2 mesi e mezzo dopo siamo ancora in un'incertezza normativa rilevante proprio ai fini degli investimenti che dovrebbero arrivare, quando mai arrivassero, anche da parte di aziende serie umbre, così come per vorrei dire aprire una finestrella a casa o avere una stanza in più. È una vicenda veramente grossa, dinanzi alla quale io spero, auspico, che entro fine estate ci sia una risposta, perché è a rischio l'economia della regione. Grazie. Avanti, e passiamo adesso
all'altra interrogazione sempre presentata dai consiglieri Liberati e Carbonari e rivolta all'assessore Chianella, per il quale risponderà l'assessore Bartolini. Aeroporto San Francesco di Assisi, trasparenza da parte di Sviluppo Umbria e SASE nei confronti dei soci e dei cittadini sui progetti futuri per lo stesso aeroporto. Prego, consigliera Carbonari. Grazie Presidente. Dunque sì, l'interrogazione, con questa interrogazione noi cerchiamo di avere delle risposte su quello che sarà probabilmente o quello che la Giunta ha intenzione di fare con il nostro aeroporto, poiché anche dopo la presentazione abbiamo assistito a ulteriori cancellazioni di voli estivi, quindi la situazione, diciamo così, sembra non andare verso una soluzione ma verso un peggioramento, no? E io vorrei ricordare che al di là dei proclami bisogna che i consiglieri focalizzino bene un punto, che l'aeroporto San Francesco è in equilibrio perché ci mette i soldi il pubblico, i vari enti che ne fanno parte, perché da solo con le risorse provenienti dalla vendita dei biglietti non lo sarebbe, gli mancano circa 2,5 milioni di euro, e quindi per cercare di risolvere un problema bisogna anche metterlo completamente alla luce, no? Questo ce lo dobbiamo ricordare, l'aeroporto non ha i numeri sufficienti e quindi il pubblico ci deve mettere tutti gli anni i soldi. Ora, siccome nel bilancio dell'esercizio del 2016, così come indicato dagli amministratori, il presupposto della continuità aziendale deve essere assicurato, oltre che dalle prospettive di sviluppo delle attività caratteristiche dell'aeroporto e di apertura della compagine sociale a nuovi soci privati. Questo lo dicevano nel bilancio d'esercizio la società di revisione indipendente nella relazione al bilancio dell'esercizio 2016. Allo stesso modo sembrava che anche il presidente della SASE, dottor Ernesto Cesaretti, avrebbe riferito della decisione in realtà, che succede? A un certo momento arriva a tutti i consiglieri regionali un'email, quindi un manifestato interesse da parte di un investitore privato, che è un fondo di investimento austriaco, questo fondo di investimento sembrerebbe interessato a, diciamo, in qualche modo a fare una due diligence sulla situazione dell'aeroporto San Francesco, e quindi entro 10 giorni avrebbe dovuto incontrare la Presidente della Regione, Catiuscia Marini, per informarla del progetto sulla gestione dell'aeroporto, spiegando che tale investitore avrebbe voluto procedere appunto a fare un'attività di due diligence sulla SASE, quello che normalmente si fa quando si fa un investimento in una società. Quindi c'è questo scambio in merito, cioè per quanto emerge da questa email, il dottor Cesaretti appunto avrebbe riferito della decisione degli azionisti di non vendere SASE, ma invece di volerci investire per il suo sviluppo e la possibilità di metterla in vendita nel prossimo futuro attraverso una proposta di vendita dove tutti gli interessati possono partecipare. Quindi di fatto comunque impedendo questa attività di due diligence, no? Ora vediamo che la situazione continua a peggiorare dell'aeroporto, no? Ora, siccome abbiamo tutti assistito a un problema con Flevolare, un potenziale danno di 250.000 euro, alla luce di ciò e considerando il fatto che l'aeroporto di Perugia farebbe un ottimo servizio, l'aeroporto San Francesco farebbe un ottimo servizio al territorio, non solo quando fa un servizio ai viaggiatori umbri che devono andare all'estero, ma soprattutto quando porta nella nostra regione un flusso turistico che quindi genera di per sé un ritorno per gli operatori del territorio. Allora, tenendo conto di tutto ciò, noi vorremmo sapere, alla luce appunto di quanto ha scritto il Collegio Sindacale e il revisore della SASE, quali sono i progetti dettagliati per gli investimenti di SASE, Sviluppo Umbria e Regione Umbria nell'aeroporto almeno nei prossimi 12 mesi, basati sul documento programmatico e le intenzioni di questi in merito al rilancio dell'aeroporto umbro, specificando se e quali offerte sono giunte negli ultimi 3 anni, oltre a quella di questo eventuale fondo Kudos, dando evidenza
che tutti i soci di SASE sono stati informati, se tutti i soci siano stati informati delle offerte ricevute e se abbiano potuto esprimersi in merito su queste offerte. Grazie. Prego, Assessore Bartolini. Non so. Pronto. Allora, mi è stata naturalmente consegnata una nota che comunque che poi leggerò, però premetto che la scelta di un partner privato è una scelta sottoposta alle procedure di gara europee, come anche il soggetto che fa una due diligence in quanto svolge un'attività di servizi soggetta alle regole del diritto europeo, nonché del diritto nazionale. Sicché chiamare con un affidamento diretto creerebbe dei problemi presso soggetti che voi conoscete molto bene, che molto spesso invocate, tipo ANAC, eccetera, eccetera. Quindi la scelta, diciamo comunque, che c'è nella lettera di fare una procedura aperta è la strada che va seguita. Quindi ricevere un investitore di fronte a una cosa di questo genere farebbe emergere degli elementi non di legalità e regolarità. Detto questo, mi preme evidenziare anche un'altra cosa, più che riguarda, diciamo, le mie competenze come assessore alle partecipate, dal punto di vista sempre della gestione finanziaria. Evidenzio che se noi facciamo una verifica dello stato di salute degli aeroporti che sono intorno, qualcuno è fallito, la Regione Marche sta pompando decine di milioni di euro. Allora, noi siamo in una situazione dal punto di vista della gestione economica un po' diversa, anche perché, questa è la notizia che do ufficialmente, dopo 4 anni di perdite che però sono calate, perché partiamo da una perdita di esercizio nel 2013 di 1.529.000, poi nel 2014 1.176, nel 2015 845, nel 2016 320, quest'anno è il primo anno che la società produce un utile di 211.000 euro, e non è una cosa da poco. Noi 17, sì. Poi, come al solito, gli darò tutta la nota, così almeno potrà avere elementi per approfondire. Che non è una cosa da poco aver riportato non solo in pareggio, ma in utile la società, con questi scenari di mercato. È chiaro che a questo punto abbiamo una società che, essendo stati rimessi a posto i conti, è una società che può essere comunque appetibile per il mercato. Però rispetto alle notizie giornalistiche che lei ha appreso, dal punto di vista ufficiale non è neanche pervenuto, questa è la nota che ci è stata trasmessa, un'offerta ufficiale, come lei richiedeva, negli ultimi 3 anni su questa situazione. Mi viene anche evidenziato che, appunto, se SASE deciderà di aprire il capitale privato, questo lo farà nel rispetto della legge. Aggiungo, è chiaro che, vista la situazione economica che è positiva, è arrivato il momento di determinare con tutti i soci, dove la Regione, o per meglio dire Sviluppo Umbria, perché la Regione è partecipata in diretta, con gli altri soci occorrerà sicuramente attivare un confronto per le future strategie, che sono le tante varie: aperture privati, ricapitalizzazione dei soci pubblici, lo vedo abbastanza arduo viste le situazioni, però sicuramente è arrivato il punto. Per quanto riguarda l'ultima domanda, e poi le darò la tabella, esiste un piano quadriennale 2016-19 che è stato già sottoposto ad ENAC, che tra le altre cose prevede automazione del parcheggio car rental 265.000 euro, modifica flussi passeggeri e aree partenze 250.000 euro, riqualifica dei piazzali hangar 185.000 euro,
riqualifica viabilità fuel farm, cioè dove si prende appunto il gasolio, 45.000 euro, più alcuni interventi di natura ambientale. Si sta predisponendo ed è predisposto anche un piano di aggiornamento che prevede anche un aumento dell'investimento sulla modifica flussi passeggeri aerei di partenza e, per un totale di 970.000 euro, che adesso le allegherò. Allora, la ringrazio della risposta. Io continuo a ribadire che, a mio parere, si fa facile a fare equilibrio quando ci mette soldi il pubblico. Il problema nell'aeroporto c'è. I passeggeri non arrivano e questo è un fatto. E neanche partono adesso. Tra poco neanche partono. Questo è un fatto. È un grave danno per la nostra regione, quindi abbiamo un aeroporto che sta in equilibrio ma non fa né partire né arrivare. Uno, come abbiamo dall'altra parte le ferrovie che esistono ma non transitano i treni. Allora, io penso che è importante che se ne faccia, che si faccia una valutazione attenta di questa cosa qua, perché l'Umbria è isolata e a questo punto noi stiamo a due passi da Roma. Potremmo usufruire notevolmente della vicinanza e di tutto il transito, magari il turistico, che raccoglie la capitale, e però stiamo inchiodati. Io questo piano, io guardi, noi credo siamo aperti, no? Io in 3 anni non ho visto mai un piano sull'aeroporto. Non ho visto mai due numeri, ho visto solo delle dichiarazioni dove noi facciamo meglio degli altri. Mi scusi, ma così si va poco lontano, eh? Noi facciamo meglio degli altri, qui non arrivano turisti e adesso neanche partono, non è neanche un servizio. Quindi qualsiasi piano che venga sottoposto anche all'attenzione di tutti i consiglieri, 3 anni non ho visto mai un piano. Abbiate pazienza, sarà anche ora che lo condividete con tutti i consiglieri oppure se lo deve tenere solo la Giunta? Ce n'è un'altra che è rivolta all'assessore Bartolini e che viene presentata dal consigliere Solinas. Nuova disciplina per l'attuazione del diritto allo studio, informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Solinas. Sì, grazie signora Presidente. Alcuni mesi fa ho presentato una proposta di legge, un disegno di legge riguardante le modificazioni e integrazioni della legge regionale del dicembre 2002 numero 28 sul diritto allo studio e successivamente in accordo con l'assessore Bartolini questa proposta di legge a firma mia e di altri consiglieri fu sospesa in attesa che la Giunta, in particolare l'assessorato dell'assessore Bartolini, procedesse con una legge della Giunta appunto su questo tema, che è assolutamente rilevante, molto sentito anche dalle associazioni degli studenti. Io credo che sia particolarmente urgente procedere alla revisione della disciplina proprio per l'attuazione del diritto allo studio, intervenendo su alcuni punti particolari che cito rapidamente. Innanzitutto, un servizio di psicologia scolastica quale struttura che operi a supporto del sistema scolastico regionale con funzioni di consulenza e di sostegno rivolte a tutti i soggetti in esso impegnati a vario titolo, che dovrebbe esercitare le proprie funzioni realizzando in collaborazione con i servizi territoriali e le strutture del sistema scolastico regionale attività di consulenza e sostegno ai docenti, agli alunni e agli studenti in forma collegiale e individuale, partecipando anche alla progettazione e alla valutazione di iniziative. Il secondo dei temi è prevedere la previsione di specifici stanziamenti volti a garantire il diritto all'istruzione agli studenti e agli alunni ricoverati in strutture sanitarie anche in regime di day hospital o indigenza domiciliare, integrando quanto disposto dalla normativa nazionale con interventi finalizzati alla didattica in ospedale o a domicilio. Il terzo punto, ma ce ne sarebbero anche altri, come dicevo, è l'istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio, cui partecipino, oltre alla Regione, rappresentanti degli enti locali, delle scuole, dei sindacati, delle associazioni delle scuole, delle associazioni degli studenti. In particolare sono le associazioni degli studenti che hanno chiesto di poter accedere a questa forma partecipativa strutturata. Delle famiglie, degli enti di formazione accreditati, istituti e realtà culturali, formative, assistenziali del terzo settore, eccetera.
La conferenza dovrebbe verificare lo stato di attuazione del diritto allo studio nella nostra regione, individuando le criticità e avanzando nuove proposte. Quindi, premesso tutto questo, si interroga la giunta regionale per conoscere gli intendimenti, l'eventuale tempistica in ordine alla presentazione di questa proposta di legge con la quale eravamo in accordo con l'assessore per la revisione della normativa regionale per l'attuazione al diritto allo studio. Grazie. Grazie, vicepresidente. Allora, come anche ho avuto modo di relazionare in commissione terza neanche penso due settimane fa, abbiamo avviato anche in collaborazione con l'Assemblea legislativa un percorso partecipativo. Si sono svolti gli stati generali presso Villa Umbra, stiamo facendo su indirizzo sempre dell'Assemblea gli incontri territoriali, li abbiamo fatti con i sindaci, con i dirigenti scolastici, con adesso, per esempio uno pochi giorni fa, abbiamo fatto il Trasimeno a Magione, con i studenti, le famiglie e le associazioni di categoria. Stiamo velocemente concludendo questo percorso, abbiamo già predisposto delle linee di principio della riforma, quindi se volete sono già in grado di iniziare a discutere le linee di principio per poi dare luogo all'articolato e quindi entro sicuramente l'inizio dell'anno scolastico poter presentare in questa sede, nell'Assemblea legislativa, il disegno di legge di riforma. Consigliere Solines. Sì, grazie, mi ritengo soddisfatto della risposta dell'assessore. Ovviamente è un auspicio condiviso anche dagli studenti, da tante realtà e soggetti che operano nel mondo della scuola, che questo progetto di legge veda la luce quanto prima e che si ottenga una soluzione dei tanti problemi che ancora insistono nel mondo della scuola. Grazie.